La storia prende lo spunto da due personaggi in questo momento. Uno si chiama Gabriel ed è ricoverato in un ospedale con una palla di cinghiale nello stomaco che lo ha perforato, lo ha fatto quasi morire. Sta parlando col protagonista che si chiama Daniele. Ti ricordi? che ti parlavo dei miei viaggi a Cuba, gli chiesi, e come no, si illuminò di colpo pensando a Cuba, il suo portachiavi era una medaglia, da una parte il C, dall'altra Fidel. Ho un amico laggiù, si chiama Daniel, come tuo figlio, personaggio complesso, tosto e fragile nello stesso tempo, romantico, è nato in Uruguay da famiglia di lontane origini italiane, subito dopo la rivoluzione cubana ha dirottato un aereo sulla sull'Havana per salvare il mondo. E lo ha girato poi il mondo, seminando amori e figli. Non ricordo più quante lingue parla. A noi, con forza, deve essere un gran bel tipo. Lo è, nei pregi e nei difetti. Ha fatto un sacco di mestieri per vivere, dal facchino al professore universitario. Ora fa lo scrittore, tradotto in almeno dieci paesi. È rimasto un romantico, incallito, ma è lui che mi ha fatto capire molte cose di Cuba. Ah sì, era interessato noi una volta mi ha chiesto lo sai che cosa desidera di più un cubano tu che gli avresti risposto rimase un attimo interdetto e che ne so libertà giustizia universale e via di seguito la stessa risposta che gli ho dato io e sai che ha fatto che ha fatto è scoppiata in una gran risata poi ha alzato il dito come fa quando faceva le lezioni all'università e mi ha detto serio serio un cubano desidera sopra ogni altra cosa una birra gelata ho pensato, oddio, da rivoluzionario è diventato un qualunquista. Gliel'ho detto in faccia anche. C'ero rimasto male. E lui ti ha mollato un cazzotto, disse Gabriele, tutto allegro. Mi piace questa storia della birra gelata, mi sta facendo venire sete. Ma che non se ne è presa neppure. Scuoteva quel grosso testone di capelli bianchi. Cerca di metterti nei panni di un cubano, mi ha detto. La birra c'è, la produciamo noi, quindi non può mancare. Questo è un fatto logico. Intorno però ci sono tutti gli altri fatti illogici che produciamo. Una volta le strade sono scassate, una volta sono scassati i camion per il trasporto, un'altra manca la corrente al frigorifero, un'altra ancora si è rotto qualche pezzo in fabbrica. E guarda che la maggior parte di questi guasti non è colpa nostra, è la conseguenza dell'embargo americano. Così il cubano, se vuole una birra gelata, è costretto ad aspettare che un sacco di cose vadano a posto. Guardai Gabriele, dall'espressione mi resi conto che non riusciva ancora a capire. Insomma mi stava dicendo che la rivoluzione non può essere solo negli slogan, devi averla dentro e devi avere la pazienza di aspettare che le altre cose, anche quelle di cui non sei responsabile, vadano a posto. Questo pezzo fa parte di, di un libro che si chiama La trappola, l'ultimo che ho scritto. La trappola perché... Viviamo in un mondo in cui tutto può costituire una trappola. Il protagonista e il suo quello che io considero la sua coscienza radicale, il protagonista è un moderato e la coscienza è radicale, naturalmente. Discutono di politica. La coscienza radicale si era lamentata perché. Dice ma come noi che siamo vissuti negli anni 60 e 70 abbiamo fatto tanto, abbiamo portato tutta una serie di maturazioni nella società, abbiamo portato il diritto del lavoro, il diritto dei minori, abbiamo portato le scuole migliori e adesso, adesso è tutto finito, adesso la gente... Pensa solamente alle vacanze del Seychelles, al frigorifero, non conta più niente. Quando il protagonista gli, fa questo, gli racconta questa piccola parabola, diciamo così, gli vuol dire una cosa, gli vuol dire che in realtà quello che manca oggi è quello che accube la spinta rivoluzionaria e che poi nel seguito lui chiamerà una spinta propulsiva. È cambiato tutto. Le certezze non ci sono più. La politica è diventata qualcosa che deve rispondere a esigenze dell'immediato e non a un progetto. Ci sono due filosofi del diritto, Giacomo Marramao e Angelo Bolaffi, che hanno scritto un paio di anni fa un piccolo saggio molto bello sul nichilismo della politica, spiegando come con i cambiamenti del mondo era inevitabile, chiunque si presentasse, vale negli Stati Uniti, poco a poco è valso anche in Italia. Però tutto questo ha creato uno scollamento, perché la politica, come si intende a livello aristotelico perlomeno, ha una componente fondamentale che è l'etica. L'etica non prevede l'opportunismo, prevede l'opportunità molto spesso, però non prevede che si possa fare politica solamente per ottenere delle cose nel subito senza pensare a quello che viene dopo. Questo libro è, è un po' il racconto in maniera gialla naturalmente, con un, un forte plot di, di, di thriller, con un racconto... Diciamo spezzato da tutta una serie di avvenimenti, ma nella realtà racconta come poco alla volta in questo paese si stia perdendo un concetto di etica che è quello che ha accompagnato da sempre il concetto della politica. Non, non vale solo per la politica tutto questo, vale anche per, per la vita di tutti noi. E non a caso la vita del protagonista sarà segnata moltissimo da, que da questi avvenimenti che portano poco a poco a, a, questo, uh, a questa necessità di, di, di ottenere tutto subito senza pensare alle prospettive. Colpisce tutti noi, colpisce soprattutto i giovani, i quali vivono in un mondo che non ha più certezze. Il nostro protagonista è un uomo che è fra i 50 e i 60 anni, diciamo poco più di 50 anni. Ha vissuto le sue certezze, giuste, sbagliate, eh, su una barricata o sull'altra barricata, questo non ha importanza, però aveva una prospettiva per il suo futuro, aveva una strada davanti che glielo segnava, aveva fatto una scelta politica, da una parte o dall'altra. Oggi comincia a essere difficile fare scelte, perché non ci sono riferimenti. L'unico riferimento che c'è è che cosa posso ottenere subito adesso, perché nel futuro è più difficile. Non si sa che cosa ci sarà nel futuro. Non è solo una questione italiana, è una questione mondiale. Viviamo in un'epoca di, di guerre, di, 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 di stragi. Robert Musil scrisse un, un saggio sulla guerra in, sulla grande guerra e lo intitolò Le guerre parallele, anzi, la guerra parallela per dire che in una situazione di guerra ci sono altre guerre parallele che colpiscono l'altra parte della nostra società, e lui prendeva. Di, come, come punto di riferimento soprattutto la politica e l'informazione. Tutte e due venivano guastate dalla situazione di guerra, perché diventavano funzionali alla situazione di guerra. Paradossalmente noi ci troviamo ad affrontare tutte e due le situazioni. Siamo un paese che non è in guerra, ma subisce i riflessi di altre guerre. Viviamo in un mondo che ufficialmente non è in guerra, ma partecipa a tutta una serie di guerre e il concetto che viene e che è dominante è quello di scontro. È abbastanza anomala la situazione perché se voi pensate che noi siamo vissuti, perlomeno in Italia, su due parti delle barricate per negli ultimi 50 anni, da una parte eh, la sinistra e il partito comunista, e dall'altra la democrazia cristiana e i partiti suoi alleati, in una situazione di guerra fredda poi, in un certo qual senso, mentre il mondo viveva in una situazione di guerra fredda fra l'est e l'ovest, ora dovrebbe essere tutto finito perché nel momento in cui uno dei due partecipanti alla guerra fredda cede e la logica che prevale è quella dell'altro partecipante, la guerra è finita. In realtà ci troviamo in una situazione... Che è molto più tesa e molto più incerta di quello che era in precedenza, quando c'era la guerra. Paradossalmente c'è anche un'altra situazione: mentre l'informazione in quei tempi era leggibile, si sapeva che da una parte della barricata venivano scritte determinate cose, si sapeva che dall'altra venivano scritte altre cose. In una situazione di non guerra ufficiale di non guerra più fredda, ma di guerra calda esterna, è scomparsa anche questa certezza. Anche l'informazione si è confusa. Noi in realtà leggiamo i giornali, guardiamo le televisioni, vediamo, vediamo quello che ci dà la comunicazione e a volte è abbastanza difficile orientarsi perché i punti di partenza sono sempre gli stessi. Nei giornali si guardano i telegiornali per sapere come sono le aperture. Le aperture sono eh, diciamo, il titolo alto dei giornali e voi vedete che su per giù, fra tutte le televisioni, le radio e i giornali, l'apertura è sempre la stessa. Non ci sono scelte, c'è come una strada obbligata da seguire. È un po' il frutto della del nichilismo, della politica. Il nichilismo vuol dire fare qualche cosa per il subito. Mentre un tempo i giornali, le televisioni, eccetera, facevano un discorso e quindi aprivano delle campagne e quindi seguivano il loro filone, adesso nel, nell'immediato, nell'interesse nel, nell del giorno dopo c'è solo la necessità di non avere qualche cosa in meno di quello che ha l'altro. L'informazione è qualcosa di molto più sostanziale di quello che noi pensiamo, non è solo il giornale che si legge. L'informazione oggi attraverso i mass media, attraverso la grande diffusione delle notizie, attraverso la massa che viene raggiunta eh, quotidianamente da, da bombardamenti televisivi è diventata in parte anche cultura. O perlomeno, se non cultura come si intende tradizionalmente. Qualche cosa che influisce sui mutamenti sociali, che li esalta a volte e li fa diventare un fenomeno di massa. Io insegno, eh, tengo un corso di sociologia dei processi culturali e della comunicazione in una università e mi sono trovato a tenere un corso piuttosto anomalo. Insegno soprattutto da dove viene la mistificazione e come riconoscerla. Non ero convinto che gli studenti mi avrebbero seguito. Mi sono dovuto ricredere. I meccanismi con cui eh, viene utilizzato lo strumento dell'informazione per modificare la nostra vita. I nostri costumi, il nostro modo di pensare, eh, sono risultati molto più interessanti di un corso, diciamo, sociologico di tipo tradizionale. Io ho trovato molta rispondenza dei giovani. Recentemente ho fatto fare degli esami scritti. Eh, mi sono trovato a dare alcuni 30 all'ode, e con sorpresa, devo dire, perché. Le classi sono sempre molto ampie, eh, non c'è grande possibilità di eh, raggiungere tutti, diciamo così. Io ho una sessantina di studenti per classe e delle volte le lezioni durano anche cinque ore. Tenere l'attenzione per cinque ore è una cosa defatigante, però ho trovato attenzione. E questo mi ha sorpreso, perché nella tradizione de, che arriva alla mia, alla mia generazione è che i giovani di oggi eh, sono frutto di un, un qualche cosa diverso dalla nostra generazione: sono frutto di, di poco interesse, di, di studi malfatti, di, eh, di scarso italiano e molte cose negative. Non è vero, me ne sono <ride> dovuto sorprendere. Con molto piacere devo dire perché il mio mestiere poi è quello di raccontare le cose. Facendo il giornalista da ormai 35 anni. E un'esperienza di quel genere, io l'ho provata anche in un giornale. Eh, noi eh, sono andato a Diciamo così, a, a organizzare il lavoro in, in un giornale su, in una regione per un periodo di cinque mesi a sostituire una persona che mancava. E mi sono trovato a un certo momento con il direttore e il vice direttore in ferie. E allora ho fatto una prova. Ho scatenato i cronisti che tutti dicevano che fossero pigri che non andassero a cercare le notizie, che si adagiassero dietro al computer. E ho trovato una rispondenza incredibile. Hanno rivoltato la regione, come si dice in termini molto grezzi, come un calzino. Hanno scatenato delle cose, delle, delle reazioni molto forti. Pensate che eh, a uno hanno portato una bara davanti casa. Un altro l'hanno fermato e l'hanno picchiato. Tutto questo li avrebbe dovuti bloccare, non è vero, li ha scatenati ancora di più. Io penso che il rapporto con i giovani sia un po' la stessa cosa, dare delle opportunità. Secondo me questo è un mondo che le opportunità cerca di non darle o di darle solo ad alcuni prescelti, per mantenere diciamo, un, un sistema di un, e, e un certo tipo di controllo. Mi sono trovato come caporedattore ad avere dei giovani collaboratori ai quali mi sarebbe piaciuto dare opportunità, ma non è stato possibile. Io sono una persona poi in fondo che scrive perché ha avuto delle opportunità. Ero poco più che adolescente, eravamo in Francia con, con i miei perché mio padre era stato trasferito in Francia per lavoro e mia madre mi portava a casa novella e amica. Io ricordo che conobbi Scerbanenko leggendo le sue risposte alle lettere sua amica e conobbi la Brunella Gasperini leggendo i suoi racconti su novella. Brunella Gasperini non c'è più, è morta da tempo, ma era una scrittrice familiare, però con un gran senso del concreto e con una grande capacità descrittiva. Raccontava della sua famiglia soprattutto. Ecco, Novella 2000 fece un, un concorso per racconti fra i lettori e io che avevo poco più di 16 anni mandai un racconto. Non era un racconto d'amore e non era un racconto di, di storie familiari, quindi non fu pubblicato. Però mi arrivò una lettera di Brunella Gasperini in cui disse, lei avrà capito perché non l'abbiamo pubblicato. Però le voglio dire che a me è piaciuto molto. Secondo me lei ha il talento necessario e secondo me lei dovrebbe continuare a scrivere. Beh, io credo che fu grazie a, a quella spinta, a quella piccola occasione che ebbi, che ho continuato a scrivere. Tant'è vero che quel racconto lo mandai poi a un concorso a Bergamo o Brescia, non ricordo più perché sono passati tanti anni. E mi arrivò un premio, con una piccola somma di denaro che per me fu eccezionale in quel momento. E anche quella fu una seconda occasione. E non ho mai smesso di scrivere. Ho scritto racconti, romanzi e ho fatto il giornalista. Quindi il mio mestiere è scrivere. Ma se non ci fosse stata quella lettera di Brunella Gasperini non so cosa avrei fatto nella vita. Forse, non lo so, il fisico, forse l'insegnante, forse non lo so, qualsiasi cosa, qualsiasi altra cosa. Quest'ultimo quest libro che ho scritto parla proprio di, di occasioni che non vengono date, di occasioni che vengono chiuse, di verità che vengono celate. Voi sapete che la, la verità è la menzogna secondo alcuni logici può essere tradotta in formula matematica. La politica se ne serve di questo, ma se ne serve in maniera sbagliata adesso. Ad esempio, se la menzogna equivale a zero e la verità equivale a uno, se uno dice una verità e una menzogna, non dice più una verità e una menzogna, dice due menzogne, perché zero per uno fa sempre zero. Se uno dice due verità, dice sempre la verità, perché uno per uno fa sempre uno. È stata tradotta proprio così in formula matematica. Avrebbe dovuto impedire l'uso della menzogna in politica, perché se io dico una verità e una menzogna, dico sempre menzogne, per chi mi ascolta. In realtà è servita un'altra cosa. Se io dico cento menzogne e una verità, è come se dicessi una sola menzogna. Però c'è anche l'altro aspetto, se io dico 100 verità e una menzogna è come se io mentissi sempre. In termini di spionaggio tutto questo è servito ai, ai settori, diciamo così, dello Stato per creare um, settore, il settore della disinformazione. Il KGB era fortissimo in questo, aveva il settore disinformazione che era il più acuto eh, che esistesse in quel momento. Dall'altra parte la CIA aveva il settore sporchi trucchi, che era su per giù la stessa cosa. Il meccanismo logico e matematico a questo punto, nel momento in cui viene utilizzato continuamente, non ha più la sua funzione. Noi ci troviamo oggi ad affrontare il mondo che, che ci si apre davanti senza riuscire a capire qual è la verità e qual è la menzogna. Facciamo tutti gli sforzi possibili, ma anche parlando da tecnico che si è occupato sempre di informazione, molto spesso mi rendo conto che mi devo fermare perché non riesco a capire qual è la verità e qual è la menzogna, o in una stessa in uno stesso contenitore quanta parte sia verità e quanta parte siano menzogne. Io mi attengo alla formula matematica, se trovo una menzogna all'interno di 100 verità cancello tutto e faccio finta che non esista perché quella è menzogna. Però nelle regole di oggi dell'informazione noi siamo costretti giorno per giorno a scrivere qualche cosa, per cui noi ci troviamo ad affrontare verità e menzogne in maniera quotidiana. Tutto questo rende molto difficile per chi è giovane affrontare la realtà che vive. Ma lo rende difficile anche per chi non è più giovane che era legato a determinate certezze che sono totalmente scomparse. Ecco perché poi il discorso iniziale dell'etica nella politica è una cosa che va recuperata ad ogni costo perché è l'unico punto di riferimento che noi possiamo avere. L'etica è qualcosa che ha origine laica, ma la sua radice è una radice cattolica, è la morale. C'è una differenza fra l'etica e la morale. La morale dà dei principi che restano immutati finché non vengono cambiati, ma col tempo. L'etica tiene contro i cambiamenti della società, per cui si modifica man mano che la società cambia. Ma se la società viene cambiata strumentalmente, anche l'etica corre il rischio di essere cambiata strumentalmente. L'etica degli antichi oggi è può sembrare superata. Ma un'etica che decida perlomeno quali sono i principi e i valori di base non può, può, deve essere irrinunciabile. Io ho scritto un racconto giallo per eh, cercare di, di spiegare come senza questi principi e senza queste, queste basi le persone poi... Eh, trovino una totale confusione in se stesse e non abbiano altra soluzione che, che rinchiudersi in se stesse. Dal nichilismo sociale si arriva al nichilismo della persona. Certo non è un processo immediato, è un processo che, che dura da tempo, è un processo che dura perlomeno da, da 15 anni, quindi molti giovani non se ne rendono conto perché sono nati e vissuti in questi, in questi, in questi 15-20 anni ultimi e non hanno nessun riferimento di quello che c'era in precedenza. Io credo che il compito di una persona adulta sia quella di tramandare la memoria, soprattutto in un momento e in un, in un periodo in cui la memoria non, non c'è in cui la storia si modifica, in cui ci sono tentazioni di riscrivere anche la storia. La memoria si può fare con i libri, si può fare con i racconti, si può fare in maniera comoda e in maniera scomoda. In maniera comoda basta modificarla e adeguarsi alle strutture che ci sono adesso e, e al tipo di potere che c'è adesso. In maniera scomoda vuol dire andare contro a un sistema che cerca di consolidarsi, a un sistema che ha basi vecchie ma che si trova ad affrontare un percorso nuovo. Voi pensate, questo paese in cui era proibito fino a, a dieci anni fa per la sinistra andare al potere. Pensate alle modifiche che ci sono state nel momento in cui non ci sono più certezze. A un certo momento la coscienza radicale del protagonista sbanda, dice noi siamo cresciuti sul comunismo e sull'antifascismo, siamo cresciuti sull'anticomunismo e, sul, e, e, e sulla fede. Oggi non ci sono più comunisti, non ci sono più fascisti, non c'è più niente. E ci rimane, perché noi non siamo stati rivoluzionari, noi la rivoluzione non l'abbiamo fatta, noi abbiamo avuto delle spinte propulsive che sono venute dall'ultima guerra, ma non abbiamo altro. La nostra memoria e la nostra rivoluzione è semplicemente la lotta che abbiamo fatto al totalitarismo. E oggi il problema è che il totalitarismo è irriconoscibile, non è più riconoscibile come prima. I sistemi a volte totalitari si nascondono dietro una patina a volte democratica. Il nichilismo ha portato a questo, cioè alla necessità di avere una facciata e di riuscire a nascondere quello che c'è dietro la facciata, perché l'importante è come si appare, non quello che si è. Il nihilismo nella politica porta delle conseguenze da questo punto di vista che sono secondo me drammatiche. E noi lo vediamo quotidianamente, se noi leggiamo i giornali, guardiamo le notizie televisive, vediamo che vengono nominati i, i tecnici e i consulenti della comunicazione per quanto riguarda le elezioni. Non ci sono più gruppi politici ma ci sono leader. I leader hanno bisogno di consenso. Il consenso si può ottenere in molte maniere, ma se il consenso fosse eh, finalizzato a un'etica politica e quindi a un sistema democratico, così come viene detto, allora andrebbe tutto bene. Se il consenso, in termini di nichilismo, viene finalizzato all'esclusivo eh, gestione del potere, allora va tutto male. Eh, è un discorso del compromesso, la politica ha bisogno del compromesso, perché la politica viene fatta fra parti diverse, è destinata ad unire parti diverse. Ma se il compromesso è cattivo, allora il compromesso non va. Il compromesso deve avere una sua etica. E su questa base noi leghiamo possiamo legare un po' tutto quello che avviene nella nostra società e possiamo legare la nostra vita, il nostro futuro e le nostre speranze. Se non c'è questo, non c'è futuro e non c'è speranza, c'è l'oggi per l'oggi, che assomiglia molto al tutto e subito che fece crollare il 68, la prima rivoluzione giovanile che c'è stata in Italia. Quando tengo lezione, io punto soprattutto su una cosa, non mi importa che, che impari una memoria, non voglio, non voglio date, non mi interessa niente, voglio vedere se hanno capito. Io avevo un vecchio direttore, il quale eh, si chiamava Rigo Benedetti, grande scrittore e fondatore di giornali, il quale mi diceva, se tu non capisci prima non potrai raccontare. E io cerco di spiegare loro che il problema è... Avere autonomia e coscienza critica, non seguire le masse, non seguire semplicemente perché una moda diventa una moda quello che pensano tutti gli altri. Avere fiducia in se stessi, fiducia nei propri talenti, ognuno di noi ce l'ha un talento, ricordatevelo che non esiste persona al mondo che non abbia un talento dentro di sé, bisogna che lo scopra. Per scoprirlo deve avere coscienza critica nei confronti di ciò che vede e ciò che sente, perché questo si trasforma in coscienza critica verso se stesso, se una coscienza critica verso se stesso riesce a capire qual è il suo talento.